tutti e benvenuti. Nel vostro sacchettino che vi è stato consegnato trovate degli abbassalingua, dei bastoncini da ghiacciolo, due colonnine per la vostra capanna, dei sostegni e tre pezzettini di legno che sono Giuseppe, Maria e Gesù Bambino. Le colle le trovate sul tavolo. Iniziamo a comporre la nostra capanna facendo base e tetto. Mettiamo 6 abbassalingua vicini, più o meno tutti in linea sopra e sotto, altri 6. Dopodiché mettiamoli bene piani, prendiamo 2 palette da ghiacciolo, mettiamo della colla, fa niente se ci sporchiamo le mani o se sporchiamo il tavolo, quindi questi sono in linea, ne mettiamo uno più o meno a questa altezza e schiacciamo per un pochino, poi prendiamo l'altro. Fa niente se si vede la colla, quando si asciuga diventa trasparente. Mettiamo anche qui della colla, ribaltiamo e lo mettiamo qui. Ora, visto che è ancora morbida la colla, possiamo un po' sistemare, metterlo un po' più dritto, un po' più vicino, schiacciamo un po'. La stessa cosa la facciamo, ne prendiamo altri 2 e la facciamo con gli altri. Quindi mettiamo la colla, ribaltiamo e li mettiamo tutti vicini. Se anche mettete un po' di colla in più non importa, stessa cosa, e li lasciamo asciugare. Poi prendiamo invece, quindi 1 e 2 asciugano, prendiamo 9 di questi e li mettiamo tutti vicini. Quindi dovrebbero finire tutti quelli che avevate nel sacchettino. Prendiamo i nostri 2 sostegni, li riconosciamo perché sono tagliati, e facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto con le basi e con il tetto. Colla, mettiamo qui, uno da una parte e uno dall'altra. Ok, e intanto questi li lasciamo asciugare. Possiamo iniziare a vestire, intanto che loro asciugano, i nostri personaggi. Quindi vi verrà consegnato un pezzettino di stoffa che potrà essere l'abitino di Gesù Bambino. Si può semplicemente arrotolare intorno alla vostra formina di legno, mettere una punta di colla e fermare la stoffa. Poi, se a casa lo vorrete abbellire in altro modo, con un'aureola o con altro, vedete voi con gli occhietti, però diciamo che così è abbastanza completo. Poi possiamo prendere la Madonna, che è quella più piccolina, prendiamo la nostra stoffa, pieghiamo un pezzettino, prendiamo il nostro pezzo di legno, mettiamo la stoffa così, la pieghiamo verso l'interno, adesso le mani un po' sporche di colla, pieghiamo verso l'interno, dopodiché la giriamo così in modo da incrociarla sul davanti. Basterà anche qui un punto di colla per fermarla, oppure in alternativa potrete prendere una fascettina di stoffa che vi verrà consegnata e metterla come una cintura intorno al corpo di Maria. La stessa cosa la facciamo con Giuseppe, quindi pieghiamo sempre un pochino la stoffa, lui lo vestiamo di marrone, Maria avrete la stoffa o blu o rosa a disposizione. Stesso discorso, si mette in cima, si piega indietro di quanto si vuole, si incrocia sul davanti e si mette un punto di colla. La stoffa che vi avanza sotto potrete poi tagliarla via, così almeno potrà rimanere in piedi più facilmente. Anche qui potrete completare con gli occhietti, con una cintura che vi verrà sempre consegnata, oppure lasciarlo così semplicemente. Mettiamo da parte i nostri protagonisti e torniamo invece alla nostra capanna. Dovrebbe essersi più o meno seccata la colla, quindi ribaltiamo le nostre strutture, ne prendiamo una di quelle larghe, prendiamo le nostre colonnine, mettiamo della colla sulle 2 bacchette esterne e mettiamo
le nostre bacchettine magari le teniamo un pochino fino a quando magari la colla non si asciuga un attimo. Io adesso ne ho messa davvero tanta, però siamo sicuri che poi asciugandosi non crollerà. Questa parte rispetto alle altre è un pochino più lunga, proprio perché la colla impiega un po' di più ad asciugare, visto che la superficie è minore, quella di appoggio. Però con un attimo di pazienza vedrete che rimarrà tutto. Poi io devo fare il filmato velocemente, ma voi avete tutto il tempo per fare la vostra colonnina. Io adesso metto questa, così magari aiuta un po' a tenerla in piedi. Oh, succederà anche a voi, ma fa niente. La prendete, la rimettete senza aggiungere altra colla, tranquillamente. Poi dovremo prendere la parete laterale per chiudere un po' questa capanna. Togliamo gli spifferi, sennò questo bambino poi prenderà freddore. Allora, questa la mettiamo dopo, ecco la mia aiutante che mi tiene la colonnina. La stessa cosa la facciamo dall'altra parte. Mettiamo della colla lungo tutto il bordo, prendiamo la nostra parete che avevamo costruito prima con i ghiacciolini piccoli e la mettiamo in piedi da questa parte. Ora, riuscite tranquillamente a fare tutto con calma, un pezzo alla volta. È solo che adesso noi stiamo cercando di fare tutto un po' di fretta e quindi la colla ha bisogno almeno di un minutino per seccarsi. Per cui, se volete, potete anche magari spalmarla un pochino, così almeno. Se poi vi stancate di tenerlo, potete appoggiarci il barattolino della colla, però vi garantisco che se portate pazienza un attimo, la colla prende e non avrete più bisogno di tenerlo. Una volta asciugate le colonnine e la nostra parete, dovremo solo andare a posizionare il tetto della nostra capanna. Questo sarà l'effetto finale. Dovremo solo aspettare un attimo i tempi di posa della nostra colla. Si ferma.